E dopo aver scoperto come è fatta la rete di TIM, oggi scopriamo qual è il suo più grande concorrente, Open Fiber. Open Fiber è un operatore wholesale only che quindi crea un'infrastruttura di rete e poi la affitta ai vari operatori. Cabla in tutta Italia, in tutte e tre le tipologie di zone in cui si può trovare un indirizzo, quindi sia i cluster A e B, le aree grigie e nere, quelle più convenienti, sia i cluster C e D, quindi le aree bianche, quelle meno convenienti. Nelle aree A e B cabla alcune zone con propri fondi, investe perché le ritiene redditizie, quindi non ha vincoli di tempo di copertura. Può fare quello che vuole, ma cabla anche quelle zone che tendenzialmente adesso hanno una discreta connessione, ma nessun operatore privato ha dichiarato di voler coprire. Ecco, in alcune regioni in cui ha vinto un bando statale, che vedrete qua a schermo, Open Fiber cabla anche questi civici. Nei cluster C e D invece si trovano appunto le aree bianche, quindi zona fallimento di mercato, dove TIM al 2015 non voleva neanche portare la FTTC. Spoiler, in molti casi l'ha fatto comunque, e le cabla con fondi 100% pubblici attraverso il piano Bull. Ecco, tra i cluster A e B e C e D l'architettura di rete è fortemente differente, ci sono delle grandi differenze che andremo a vedere in questo video. Iniziamo con le aree grigie e nere. La nostra avventura inizia nella centrale, il POP, Point of Presence. Questo sembra un negozio abbandonato, ma in realtà contiene tutti gli apparati per la fibra ottica Open Fiber nella città, e nelle grandi città è quasi sempre così. La centrale viene mimetizzata anche nel centro in un vecchio negozio con vetri oscurati, una cabina e nel fuori e tanti tombini Open Fiber all'esterno. Ci mettiamo un po' più all'ombra e vi racconto che qui dentro ci sono gli OLT, Optical Line Termination, degli apparati che segnano il confine tra la rete esterna al comune e quella interna, che quindi prendono le fibre ottiche e le sparano all'interno della città. Questi OLT sono sempre di Open Fiber, che quindi ha i propri OLT con cui spara la propria fibra e successivamente va a consegnare il traffico ai singoli operatori nei grandi punti di interscambio, quindi Milano oppure Roma, in base a dove siete più vicini. Ma nell'architettura Open Fiber A e B è molto diffuso il concetto di passivo, quindi i singoli operatori, in Italia lo fanno ad esempio Vodafone, Wind, Sky, Iliad, installano i propri OLT in centrale e quindi vanno a gestirsi autonomamente il traffico fin dalla città del cliente e non dai grandi punti di interscambio. E questo diciamo che tendenzialmente può garantire una minore saturazione della rete. Gli OLT sono sempre a 2,5 gigabits, ma in alcuni casi possono essere anche a 10 gigabits. Pensate che ad oggi Open Fiber in circa 150 comuni delle aree grigie e nere ha appunto IOTA 10 gigabits e permette di offrire questa connettività iperveloce attraverso gli operatori. Ogni operatore poi decide sì, se renderla disponibile o meno. Si passa poi al primo punto di splitting, il PFP. Punto di flessibilità primario che si trova interrato all'interno dei tombini, quindi nascosto, e va a splittare con un livello di splitting 1 a 4, quindi per ogni fibra che esce dall'OLT il PFP ne ricava 4 ulteriori fibre. Il secondo livello di splitting invece avviene qui, nel PFS, il classico armadio bianco. Quindi ognuna delle 4 fibre che esce dal PFP entra nel PFS, che con lo splitting 1 a 16 ricava ulteriori 16 fibre, per uno splitting totale 16 per 4 di 1 a 64. Quindi ogni fibra che esce dall'OLT si splitterà alla fine in 64 fibre. Ogni armadio può connettere fino a 256 utenze. Ci avviciniamo sempre di più alle nostre case. Quello che vedete qui sopra è un PTE, punto di terminazione di edificio, dove entra la fibra ottica da quei corrugati grigi ed escono i piccoli cavetti che poi vanno verso le case. Come avete visto, lo potete trovare sul muro della casa, nel caso sia una casa singola, ma anche nel caso di villette, quindi zona a bassa densità abitativa, il PTE si può trovare all'interno di un tombino e poi viene effettuata una predisposizione che sbuca proprio sotto casa del cliente, magari vicino agli apparati della TIM, con cui poi si entra in casa. Se invece siete in un condominio, lo troverete all'interno, nel sottoscala o in un locale contatori. In casa poi c'è la bocchia ottica, che è l'equivalente, diciamo, della presa telefonica, da cui esce un cavo in fibra che va verso
l'ONT, il piccolo dispositivo che converte il segnale luminoso della fibra in segnale elettrico attraverso un cavo Ethernet che poi entra nel router. Se avete un operatore in passivo, l'ONT può anche non esserci, perché gli operatori possono far come vogliono avendo i propri OLT in centrale, e quindi possono installare un modulo SFP che va a convertire la fibra in segnale elettrico direttamente all'interno del router. Vediamo ora l'infrastruttura delle aree bianche, la rete bull, e anche qui partiamo dalla centrale, il PCN, punto di consegna, sotto forma una veste un po' diversa rispetto al cluster IB. Generalmente si trova sempre come un container circolato da una recinzione, e anche qui, come in tutte le altre centrali del mondo della fibra, ci sono gli OLT di Open Fiber che vanno a sparare la fibra all'interno del comune, come abbiamo già imparato a conoscere. Il concetto di passivo all'interno dell'architettura bull è molto meno diffuso, perché sono aree a bassa convenienza economica, e come non conviene a Open Fiber investire, infatti cabla con fondi pubblici, non conviene neanche agli operatori installare i propri apparati in ogni singola centrale. Viene fatto solamente a dei piccoli operatori locali in qualche PCN in determinata zona. Aggiungo che un PCN generalmente copre più di un comune, perché non è detto che tutto il comune sia area bianca, ma possono essere solamente qualche civico qua e là. In alcuni casi, se le unità da coprire sono molto poche o se ci sono dei problemi per la costruzione della vera e propria centrale, si istituisce un mini PCN, come una centrale piccola, ridotta, che permette di connettere fino a 256 unità immobiliari, ed è utile per iniziare ad aprire la vendibilità anche se l'infrastruttura non è pronta al 100%. Anche in bull poi abbiamo un armadio, il CNO, che viene usato anche come bacheca pubblicitaria, dove avviene lo splitting, che ha un fattore di 1 a 16. Cavolo, in area bianca è 1 a 16, mentre l'investimento privato è 1 a 64, ma uno splitting 1 a 16 non è meno conveniente, perché si diranno più fibre per coprire la stessa quantità di case? È vero, è meno conveniente, però c'è un piccolo ragionamento da fare, ovvero che più noi splittiamo, più la fibra perde segnale e di conseguenza più basse sono le prestazioni, almeno sulla carta, perché comunque con uno splitting 1 a 64 si riesce ad arrivare anche a quasi 10 gigabit per secondo. Ecco, il problema è proprio sulla carta. Il piano bull impone dei limiti, delle velocità minime che devono essere raggiunte, e per garantirle appunto sulla carta serve uno splitting 1 a 16. Era una piccola curiosità tecnica, non fatevi paranoi, non cambia esattamente niente. E anche su bull, dopo l'armadio, troviamo i PTE, che in realtà Open Fiber Infratel chiamano ROE senza apparente motivo, perché sono dei normalissimi PTE, non c'è all'interno uno splitting. Questo è un esempio di PTE, ma ci sono svariate versioni. Per esempio qui nel giro di 50 metri c'è questo, questo e questo. Un compito proprio come nell'intervento privato è quello di andare a diramare le fibre verso le singole abitazioni. PTE simili potete trovare anche su dei pali o in delle colonnine, però la maggior parte delle volte in architettura bull si trovano all'interno dei tombini. Perché questo? Beh, principalmente per una motivazione economica. Arrivare fino a sotto casa dell'utente è poco conveniente se poi questo utente non attiva, quindi si riporta la fibra fino ai tombini in strada, e solo quando il cliente richiede l'attivazione si effettua uno scavo come questo, che poi entra direttamente in qualche modo in casa sua, dove si trova anche qui la borchia ottica, quindi la presa, e l'ONT in area bianca. Essendoci pochissimi operatori che fanno il passivo, c'è praticamente sempre l'ONT. La rete bull ha due principali problemi che la rendono veramente odiosa. Il primo è il relegamento del PCN. La nostra centrale, il nostro PCN, dovrà essere connesso a internet, al resto della rete. Qual è il problema? Il bando bull non lo prevede, quindi il relegamento deve essere fatto da Open Fiber con propri fondi. E quindi diciamo le tempistiche spesso non sono proprio delle migliori. Se un comune ha pochissimi civici in area bianca, Open Fiber sicuramente tarderà il più possibile a connettere la centrale, quindi ci possono essere casi in cui la rete è pronta, è finita, ma non è possibile attivare un contratto, perché appunto non si potrebbe arrivare a internet. Il secondo problema riguarda proprio quello che abbiamo visto prima, ovvero il fatto che molto spesso i PTE sono interrati e quindi serve uno scavo al momento dell'attivazione per arrivare a casa dell'utente. Questo comporta delle tempistiche di attivazione lunghissime. Bisogna fare un sopralluogo, bisogna chiedere eventuali permessi, che nel migliore dei casi sono al comune, nei peggiori alla provincia o a Enel, che è lentissima a dare i permessi. E quindi ci sono alcune attivazioni in area bianca che durano svariati mesi. La media comunque è di 1-2 mesetti,
ma si è provato a superare anche l'anno. Se invece avete il PTA in facciata, si può fare tutto più velocemente anche in qualche settimana. Insomma, questo era come arriva la fibra di Open Fiber a casa nostra. Spero abbiate scoperto qualcosa di interessante, abbiate capito come funzionano i vari armadi che vedete sotto casa vostra. Se avete qualsiasi domanda, fatemela pure qui sotto nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!